Amici di Onda Libera, siamo all'Emporio dell'Altra Economia di Fano e siamo insieme alle due Elise, Elisa Bilancioni e Elisa Ciabotti. Allora, l'Emporio non è solo un centro di vendita di prodotti biologici, ma è impegnata anche nel fronte sociale, in particolare nelle scuole. So che recentemente avete portato avanti dei progetti con le scuole. Ce ne puoi parlare, Elisa? Sì, diciamo che sono molti anni. Prima ancora che aprisse l'Emporio, le scuole sono venute a cercarci perché il tema dell'alimentazione e del consumo consapevole è sempre più ricercato, è sempre più diffuso da tutte le insegnanti. Quindi in questi anni abbiamo appunto trattato questi temi sull'alimentazione consapevole e sulla cittadinanza attiva con tutte le scuole, dall'infanzia fino alle superiori. Invece Elisa Ciabotti fa parte del distretto di economia sociale. Questo distretto era stato presentato nella recente fiera della sostenibilità di Fano. Ci puoi parlare dell'attività, come si sta sviluppando? Tra l'altro noi abbiamo già avuto modo di intervistare in serra del distretto, per cui diciamo già è una prima verifica dell'attività che era stata avviata. Dunque, il distretto integrato dell'economia sociale è nato nel gennaio del 2014. Fanno parte del distretto associazioni, enti, per cui stiamo firmando in questi giorni protocolli col Comune di Fano, Pesaro e altre unioni di comuni, l'Università di Urbino, quindi diciamo ha una serie di partner interessanti a livello territoriale. Abbiamo fatto un corso di formazione sulla progettazione europea e quindi stiamo cominciando anche a progettare utilizzando i primi fondi europei, perché adesso c'è anche la nuova programmazione, per cui siamo alla fine della vecchia, all'inizio della nuova. Che problemi state incontrando? Beh, il problema logico è una rete, è un network, per cui bisogna mettere insieme una serie di test, una serie di persone per cercare di capire quali sono i problemi da affrontare nel territorio e dargli una risposta, per cui non è facile, è uno dei primi in Europa, per cui insomma è una sperimentazione, esatto, un laboratorio però interessante, perché prendiamo i genius loci locali e cerchiamo di portarli a crescere, ecco. Quindi non è facile, ma capiamo. Progetti futuri con le scuole? Sì, i progetti futuri crescono. È una cosa molto bella che ha fatto il Comune di Fano ultimamente è inserire l'educazione alimentare all'interno del bando che comprende la rifornitura delle mense, perché l'educazione alimentare non dovrebbe essere a discrezione delle maestre, ma dovrebbe essere una materia curriculare, che in questo momento lo è, ma lo è solo a livello didattico, prettamente legato a quello che c'è scritto sui libri. Invece dovrebbe essere programmato più a vasto raggio, diciamo. Sì, soprattutto anche le insegnanti dovrebbero avere dei supporti un pochino più consistenti, ecco, per andare a interagire con le abitudini quotidiane delle famiglie. Distretto, due cose al volo. Ah, sì, sì. Abbiamo partecipato, siamo stati proprio selezionati come speaker a un convegno internazionale sull'economia sociale che si è svolto a Roma lunedì e martedì scorso con la presidenza italiana e europea, per cui insomma era una bella cornice internazionale, eccetera. E stiamo facendo dei progetti di incubatore sempre sull'economia sociale, quindi di start-up di giovani sull'economia sociale. Benissimo, grazie e complimenti per l'attività. Grazie a lei.